se non ricordo male, Pietro Pacciani, l'imputato, si era riservato di fare dichiarazioni spontanee. Le vuole fare ora? Di certo, di fare. Vado, vado, faccio. Vuole accomodarsi qui? O avvocato, se preferisce farle di lì, non c'è nessuno. Vuole farle da qui? Preferisce stare lì o venire qua? Va bene, va bene. Come crede? Vuole stare qua? No, vicino a noi. Stare. Allora, vada, vieni. Si porti anche questo, comunque. Sì, dice non ci sente tanto bene. Nessun problema. Allora, si metta comodo, ha bisogno degli occhiali. Si metta comodo. Ho fatto degli appunti, se no non ricordo tutto. Benissimo. Io le ricordo soltanto che naturalmente lei può dire quello che vuole, chiaramente, ma in relazione all'oggetto del processo, senza divagare. Detto questo, può dire quello che vuole. Signor Presidente, mi scusi, mi perdoni, mi perdoni, siccome nel processo si è parlato anche della sua personalità ed è stato oggetto di varie udienze e dei precedenti, io credo che abbia diritto anche di parlare. Chiamini, avvocato. Grazie. Certamente. Ripeto, ha amplissima facoltà di parola. Grazie. Magari, ecco. No, certo. Cerchiamo di non esagerare. Se parla della luna, no. Sono... Può parlare tranquillamente di tutto ciò che concerne questo processo. Sono nato una famiglia religiosa di pari contadini ad Ampinana il 7/1/1925. Da una famiglia povera e si lavorava dalla mattina alla sera. Il mio povero babbo mi ha fatto fare una sappina su misura. Andava a scuola e ritornavo da scuola, andavo a aiutare a zappare, insomma, il mio povero babbo. E andava a zappare il mio povero babbo, insomma. Noi non abbiamo avuto nessun partito perché di politica non ci se ne intende, ma abbiamo sempre acclamato, praudito, cioè chi comandava e compagnia bella. E mio povero babbo mi diceva, vedi, poverini, noi siamo più poveri delle campane, perché noi a tavola si mangiava una ringa in quattro e le campane ce n'era una un po' incrinata e le suonavano allora diceva una ringa in tre, dice, vedi, loro, la campana di una ringa in tre e noi si mangia una ringa in quattro. Si è sempre lavorato dalla mattina alla sera e sera. E poi venne, andava a scuola, io feci la terza elementare per il fatto che non potetti proseguire gli studi perché ti erano a pagamento. Poi venne il servizio militare, andetti militare al 10° Car di Avellino, centro addestramento reclute, e poi a Novara e da Novara a Cesano di Roma alla scuola di mitraglieri. Tornai da fare il militare, il mio povero babbo gli aveva trovato un grande potere e c'era tanto da lavorare. Allora io cercai una ragazza per pigliare, insomma, per sposarmi, per aiutare in casa a miei poveri genitori, che c'era tanto da lavorare. E trovai una bella ragazza, si chiamava Miranda Bulli, insomma, gli era un anno e più che si era fidanzati, e arrivò il momento di sposarsi, ci si voleva bene, e dopo un mese mi dovevo sposare, era tutto preparato, insomma, per le nozze. Questa donna poi un brutto giorno andò a trovarla e la trovai in compagnia di un altro. E io ero geloso, gli volevo bene a questa donna, lei la cominciò a dirmi, guarda, mi ha preso per forza, picchialo, picchialo. Andai per tirargli due pugni io. E questo gli era un pezzo d'uomo più grosso di me, e mi agguantò per il collo, mi stava strozzando. E io fruga fruga trovavo il coltello in tasca che tutti i contadini si porta per le piante. E ci denta qui maledetto coltello, se non l'avevo non era successo nulla.
e da quella volta un po' non riportavo in tasca più nemmeno un chiodo, io l'ho maledetto tante volte, ma va a difendere, se no morivo io, si scontò la pena e si tornò a casa, lei sposò un altro e io sposavo un'altra e si fece una famiglia. Questa donna, dopo tornato, io non l'ho più rivista, la vedi una volta a Londra perché si era contadini e si è andata a comprare un paio di bestie a Londra e l'ha incontrata nell'aia, ma non andati nemmeno in casa perché il mediatore è a furia, insomma, per comprare queste bestie. E se si salutò più o meno, poi non l'ho più riveduta, quanto è vero c'è il nostro Signore Gesù Cristo. Io poi mi nacque queste bambine, la prima la nacque con la mia moglie, poverina, gli abbiamo fatto taglio cesario, la nacque con il taglio cesario. La mia moglie è stata ricoverata un monte di tempo giù, che con questo taglio cesario gli ha provocato un'infezione, e la stata rioverata una febbre in coma a 3 o 4 giorni, e con questa febbre infezione gli somministrano 1 milione di antibiotici e la se la cavò in estremi, ma però è rimasta poverina semi inferma di mente. Allora questa figliola la sebba rioverare, insomma, perché il latte la non lo digeria, la non ci prese la gastroenterite, insomma, e dopo gli abba comprato una mucca per allevarla con questa mucca. Dopo nacque la seconda prematura di 6 mesi, l'ebba metta in maire, anche quella si è fatta una vita e ci sai a questo povero gli era 18 ettari da lavorare con il Cesare Costantino alla Badia Bovino a 7 chilometri da Vicchio. E dopo riportata a casa la moglie e la figlia, si tocca la mia povera mamma buonanima assista che tra questa figlioluccia e la mia moglie, perché era semi inferma di mente, non sapeva più né che la faceva né che la diceva, né dare il latte alla bambina, gli toccava pensarci la mia povera mamma buonanima. E allora dopo questa crescendo poi lo sai, ma crescendo queste figliole e le messi in collegio. Le messi in collegio a pagamento e pagavo 400.000 lire per dargli un'educazione e per dargli uno studio. Allora io queste cose non scelgo nemmeno, non posso leggere tutto. Allora per dargli uno studio le messi a pagamento. Io lo volevo bene più della mia vita e gli comprai, le messi in collegio a pagamento. Poi le scapponno a 12 anni, le trovò un ragazzo, la trovò questa qui che gli mangiava tutti i soldi, se gli era messo nel libretto, e la brontolai e gli dissi di non lo frequentare più, che gli era un vagabondo. Poi era già fidanzato, gli aveva già la fidanzata e si doveva sposare. E lei la continuò, mi rispose anche male e gli detti tu scapaccioni, quello è vero. Lei era a servizio da un'avvocatessa a Firenze. L'era ritornata a casa per il fatto che non gli davano la paga giusta prevista dal sindacato. Gli davano sempre la paga da apprendista e gli era 3 o 4 anni, era lì, 3 anni o così. E allora la si lamentava, se ne approfittavano, perché dice mi fanno lavorare 10 ore al giorno, mi fanno alzare alle 7 la mattina, e dice e la sera fino alle 9 e non mi danno nemmeno la paga giusta, non ce la andava più, la riportava a casa. Io lavoravo alle fattorie prima e lavoravo, ebbe poi nell'89 ebbe l'infarto, nell'89 ebbe un infarto, fui ricoverato all'ospedale e arriva giù in camera di animazione perché ero più morto che vivo. Dopo un lungo periodo ritornai a casa, comprai la casa a queste figliole e si tornò, mi licenziai il padrone dove lavoravo, perché i Rostelli era 8 o 9 anni e fu lì che presi questo infarto. E avevo 22 vitelloni nella stalla
e poi dovevo fare 4 ore in fattoria. Quanto l'ha avuto, mi scusi? Si lavorava? 28 novembre 78. Sì, ora che vorrei. Bene. Ho fatto gli appunti, ma non ci vedo. Faccio per allora sì, e mi licenziai con questo padrone, andai a questo infarto sul lavoro e comprai la casa con lavoro uscita, mi detto, insomma, a Mercatale. E l'antestai a queste bambine. Sicché loro andavano a lavorare a Firenze da questa donna, mi ho detto, e questa poi ritornò perché a casa per il fatto che non gli diano la giusta paga. E nell'attesa di un nuovo impiego di lavoro, e girava per il paese con le sue amiche lì, e io andai a lavorare la mattina fino alla sera. Ora, in questo frattempo, la trovò questo ragazzo e gli mangiava tutti i soldi di libretto, appunto, come ho detto prima, la buscò due scapaccioni. Lei la scappò e ritornò da questa avvocatessa dove l'avevo messa a lavorare. Ci avevo leticato, io per il fatto non gli davano la giusta paga per telefono, insomma, si è battito delle parole, e lei la se ne è dimorta male, perché tenendole la giura c'erano interessi, la sfruttava, non gli davano nulla di paga. A fare la denuncia. Allora la portò a fare la denuncia a questa donna, e oltre a dir la verità, che la lei ha buscata, è vero, la mi rispose male, cercava di metterla sulla buona strada, e la gli fece dire che quando io ero ubriaco di andare da Genoia. Io anche bicchiere di vino la sera lo bevevo, è giusto, perché io non andavo né fuori né al cinema né a giocare a bari, nulla, stavo in casa a vedere la televisione con la mia moglie e anche bicchiere di vino, perché il giorno si beve altro e acqua ne ampi, e la sera un bicchiere di vino, insomma, e poi andavo a letto. E questa qui dice anche che non ubriaco gli dava anche noia. È una montatura questa, è tutta una farsità, perché quando ci fu il processo che le portò a testimoniare, le si volevano ritirare queste figliole dicendo che il babbo è giusto, gli ci ha brontolato, ci ha picchiato, ma queste cose ce le ha fatte dire l'avvocatessa. Il suo avvocato la munì, dice guai, guai, se la cambia le parole, lei la va dentro per farsi la testimonianza, ma le impaurì e loro le mantenne alla tesi. Ma io scontare la mia pena, va a scontare 4 anni qua, e queste figliole io gli ho fatto tutto quello che un padre poteva fargli. Le messe in collegio e non possono studiare. Di comprare un'enciclopedia 24 volumi, conoscere e sapere, con dischi per imparare le lingue e tutto, e spesso un monte di altrini, l'hanno ancora lì nella mia biblioteca nuova da aprire. Poi le messe a lavorare, tornò a casa, poi gli comprò una macchina per cucire, una Necchi automatica, e una donna che pagavo per insegnargli il mestiere, anche quella le è ancora a casa lassù, nuova, niente, non hanno voluto imparare nulla. E gli ha aperto un librettino a conto corrente a tutte e due, ognuna, si gli metteva qualche cosa per uno quando si pigliava la pensione. Questa qui la cominciò, poverina, non ha il cervello esatto, insomma non si può dire sano, perché e a casa la si era innamorata di prete, la voleva sposare il prete. Poi, insomma, la vede una batteria da cucina, costa più di 50 pezzi, e c'era un orologino di regalo, per pigliare quell'orologino l'ha speso 1.200.000 lire per pigliare tutta la roba, che poi poverina non se ne faceva nulla, ce n'era tanta della roba in casa. Diceva, ho fatto un affare, sai, vedi, mi hanno regalato un orologio, figura, costano 10.000 lire. Insomma, perché? Perché poverina non ragiona. Allora io cercavo, la mia moglie, insomma, di potergli far capire la ragione, ma che vuole. Allora, dopo questa qui, se gli era messo un po' di soldi, la disperperò tutti. Per comprare tutti i cingilli e compagnia bella, perché il cervello non gli dice il vero.
E che andava questo dannato di questo ragazzo e le buscò e compagnia bella, che devo fare? Io cercavo di mettere sulla buona strada, ma io gli volevo bene, e come maltrattava la famiglia, mi sento dire. C'è la mia moglie, poverina, anche lei è rimasta, se mi ferma di mente, la non sa né che la dice, né che la fa, né quando è nata, non sa nulla. E io ho cercato di aiutarla in tutti i modi. Gli portava perfino i caffè a letto, marzava io la mattina, facevo il caffè e gliene portava a letto, gli aiutava a fare il bagno, dall'ugna dei piedi ai capelli, gli faceva capelli, insomma la pulizia, e gli aiutava a far da mangiare, per fargli risparmiare la fatica di comprare la scopa elettrica, la lucidatrice, di comprare la macchina, la cosa, la lavatrice per lavare. Io cercavo di fargli tutte la possibilità per non gli far durare la fatica. E lei, poverina, la sarabbia, queste figliole, la bosciava con me, andando a figliare il nervoso, perché lei è nervosa. E io cercavo di calmarla, sta zitta. Lì c'è il vicinato, tutta gentaccia, carogne, e vanno a pettegolare. E mi fece chiamare diverse volte i paccianilesi e i paccianilesi. Io ho questo tite e non sento nulla. Lei lo stesso si bociava, ma non si ritiene mia. Perché, che uno può fare nel mondo? Vede, c'ho tutte le io sono stato a lavorare dalla mattina alla sera, ho tutti i libretti di lavoro dai 64 all'87. Quando uscì di carcere, il maresciallo che venne qui a testimoniare del mio paese chiamò i fratelli della parte civile e ci fece dalla mano. Io gli chiesi perdono e i fratelli dice noi non portiamo nessun rancore, perché dice un po' ci hanno colpa tutte e tre. Il mio povero fratello doveva stare con la sua moglie, lei non doveva tradirlo, quest'uomo, perché si doveva sposare, e lui gli doveva lasciar perdere. E ci si dette la mano senza rancore. Poi mi prese, mi disse vieni con me, ti trovi il lavoro. S'andò in calzolificio Marmugili a Vicchio e mi impiegò al calzolificio a lavorare. Al calzolificio io mi domandò, dice cosa sai di mestiere di calzolaio? Ma noi contadini, Dio, e ci si arrangia un po' su tutto, e so cucire le scarpe, so risolarle, cosa. E già qualcosa mi disse. Ti metto alla trancia, mi messo alla trancia a fare le solette, poi dalla trancia. E mi detti il lavoro più difficile di calzolaio, alla fresa, a fresare le scarpe, e ne buttavo giù 10 carrelli il giorno, e ogni carrello ce n'è 8 paia, e sono 120 scarpe. E mi disse, mi raccomando, dice, se tu me ne sciupi una, io te ne addebito un paio, perché quell'altra, che ne fo, le sono appaiate. E io in questo periodo imparai e non ho sempre fatto il lavoro esatto e mi olio un bene, poi falli poverino questa ditta e andava a contadino. Andata a contadino dai Cesiri, alla Badia, come ho detto là, poi dalla Badia tornai alla Rufina, dalla Rufina tornai a San Casciano con il marchese Pier Francesco Rosselli, mi consegnò la stalla con 22 capi delle bestie. E 4 ore dovevo fare fattoria per il fatto rientrare nel ruolo delle 100 bestie, perché per fare 8 ore alla stalla ci vuole 100 api di bestie. Noi non c'era capacità di ampiezza, era una stalla ristretta, più che 20, 22, 23 bestie non ci stava. E ho sempre fatto il mio dovere, mi volevo un bene anche il marchese Rosselli, ho sempre lavorando, io via la mattina alle 7 per essere esatto sul posto di lavoro all'8 e facevo tutto il mio lavoro. Poi mi ammalai e a cambiare, lasciai la casa, tornai a San Casciano, a Mercatale, da Mercatale quando fui guarito, insomma, ripresi un po' i lavori leggeri. Dopo nel 1981-82 mi riammalai dell'angina per Torres. Ho avuto a forza di medicine, mi tocca pigliarne una decina al giorno, tra cerotti, tra. Ogni tanto mi si blocca la circolazione di sangue per il fatto
di estangina per torre, se mi blocca la circolazione e mi tocca fermarmi, mi tocca... Io ho voluto bene a tutti nel mondo e ho considerato tutti i fratelli come Dio manda nel Santo Vangelo, perché il mondo si è fatto noi. Dice amatevi tutti come fratelli, perché siamo tutti fratelli nati da due progenitori, Adamo ed Eva. È tutto di lì che viene la generazione. E io, se ho potuto, ho fatto di bene. Mi si accusa che il Pacciani è bugiardo, il Pacciani girava. Come doveva fare un povero contadino, dopo aver fatto 10 ore di lavoro, andare a girare per boschi? Ma che sono pazzo io? Andare a po' a vedere che? Quello è lì che girava, di un pazzo, di un malato. È giusto, non so come definirlo. Ma non mi ha io... Ho avuto donne e io l'ho amate le donne e l'ho adorate, perché è l'unica cosa che si può avere nel mondo. Non ho voluto male alle donne, io l'ho adorate e l'ho amate e gli ho voluto bene. E questo si vede, la spregiare tutte gli andava a queste povere disgraziate. Lì non c'è né rancori personali, né scopi di interesse, né gelosia. Mi si sente dire da qui, da questi psicologi, come si chiamano, insomma, dice Stomo era sano di mente secondo voi? E dice sì, come sì? Dice sano di mente? Dice sì, in piena facoltà di intendere e volere, sì, ma lei l'avrebbe fatto, e che gli ha fatto questo disgraziato infame e Dio lo brucia all'inferno, andare a fuori ragazzi, fuori figlioli, senza avergli fatto nulla? Che male gli hanno fatto questi poveri ragazzi? Che facevano loro? Noi si faceva la moglie, si faceva le nostre mogli. E giusto, si va a vedere che fa un altro. E lì che va a vedere che il segno non ha la capacità di intendere e di volere, di un pazzo, un malato. E giusto. Io povero disgraziato, sarei a casa, mi mettevo lì, bevo un bicchiere di vino, e è giusto, delle volte, ma c'era la mia donna, mi toccava allearmi le scarpe perché ne avevo avuto anche troppo, ma io bevevo la sera e poi andavo a letto, dopo 5 minuti russavo un gatto, l'ho disse anche lei, poverina, le stava portando giù questa povera donna, queste povere figliolucce, non sanno né che le dicano né che le fanno, tutto un imbroglio di mondo, non so perché mi odia male, io ho fatto male a nessuno. Vennero giù queste figliole, le vennero a dire che il babbo ci dia la carne dei gatti. Ma come? Se si mangiava il medesimo segame, se la mangiavano loro, la mangiavo anch'io, è giusto. E io mangiavo la carne dei gatti, siccome la mia idea erano piccine, la vedeva comprare la trippa per i cani, avevo 3 cani, e poi io compravo la trippa buona per noi anche, perché a me la mi piace, fatta alla parmigiana, a sugo. No, le vediamo, le ero uguale a quella di cane, dice, si faceva la mangiare di cane. Ma ragazzi, mi sento di tutti i colori. Dio Signore benedetto, ragazzi. Poi, questa povera donna, anche lei, se uno gli domanda, e che ti ha mangiato ieri? Non se lo ricorda mia, poi non è mia orpa sua. Io la sposai, era una donnina in gamba, la faceva mangiare, non c'era nessuno che faceva mangiare come lei. Poi poverina ha perso il cervello, e gli aiutavo io, gli aiutavo a spazzare la casa, gli aiutavo a fare il boato, gli aiutavo a ore libere, gli aiutavo a fare tutto, e mangiare più che altro lo facevo da me, gli facevo la spesa, andavo a fare la spesa, e non gli facevo fare nulla di fatica, nulla. Dio Signore, me ne hanno buttato addosso tutti i colori. Dice Pacciani, guardone, io sono un uomo perfetto come tutti gli altri e ne do la prova. Io non ho mai andato a guardare, se fosse andato a guardare uno fa quelle schifezze, uno va a guardare che fa un altro. Io lo facevo alla mia moglie, mia moglie apposta, è giusto. E poi guardare, ma l'hanno inventate tutte, una dietro l'altra, queste cose. Poi lo smentì anche il brigaliere Di Bella, lo smentì, disse, noi si è fatta indagine, dice, non ci risulta che Pacciani girasse. Sei Tozzetti, Carlo di Tozzetti, era guardia caccia nella nostra fattoria e lui girava tutto dalla mattina alla sera nei boschi. Dice, il Pacciani non l'ho visto mai, né andare a caccia né a girare per boschi.
viene sta grullerella di Fosso di Meglio, io non offendo nessuno, ma offendo a me e mi risento, perché se una cosa è vera, io quando sbagliavo mi inginocchio davanti a un bambino, ma si sente di tutte le infamità e figlia rabbia, dici baciare il violento, violento io, povero disgraziato, e Drupadia sta rito, il lavoro il maladdosso, il lavorato, dice sta sperduto Maria, l'ho conosciuto, dice... È passato a casa mia con il fucile, io non ho avuto mai né fucile né porto d'arme. Potete sincerarvi, e io vado a caccia senza porto d'arme e senza fucile. Io avevo un fucile antico, lo regalai a mio nipote, non forse nemmeno nulla. Per io le armi le odio, amo la pace, non la guerra, è giusto. E intanto beh, se ne sente di tutti i colori, si butta addosso a un povero disgraziato, che senza una ragione, senza nulla. Ragazzi, ma che, no, che me ne hanno combinato una? Poi il fatto di questa cartuccia dannata, che chi ce l'ha messa e gli possa bruciare l'anima di cervello, quella casa io la comprai con la Betty Elena, c'era l'inquilina, e la comprai nell'85. Andò via la Betty Elena per mandarla via, amici, io sono avvocato, da allora in poi l'ho lasciata vuota, non ci ho messo più nessuno, perché per gli inquilino che tornano una casa, allora non c'era sblocco di fitti, per 4 anni hai diritto alla casa, poi c'è la proroga per ritrovare la nuova casa, altri 2 anni. E sicché sono 4 e 2, 6, 6 mesi per 6 mesi, gli hanno diritto a 4 proroghe e sono 2 anni, 4 e 2, 6, allora dissi la lascio vuota e non ci messi più nessuno. Questa qui per mandarla via la non voleva pagare, nell'affitto, nel consumo luce, quasi, insomma nel consumo della luce, di gas e compagnia bella, e voleva star lì e non mi voleva nemmeno pagare, allora va a pagare questa qua. L'andoviana è stata vuota e lì era rimasto tutto abbandonato, perché noi si stia tutti in piazza di popolo là con le figliole lì, era rimasto tutto abbandonato. Nel 91 io esci di qua per il fatto delle figlie e tornai a casa. Tornando in piazza di popolo a casa mi imposero di tornare là con la mia moglie, lei la deve lasciare la casa perché l'è intestata alle figliole, la sicurezza, ma se poverine, e uscì io, le viene a darmi la mano, babbo perdonaci, ce l'hanno fatto di queste cose, babbo, ma io non porterò ancora a nessuno, poverine, allora infatti io imponendomi di lasciare la casa, lasciai la casa a loro, non porta via nemmeno una forchetta, tutta arredata di quello che c'era, e lì ho un manca nulla, perché io lavorando e soldi non ho mai sciupati nemmeno un centesimo, e di servava per i bisogni, insomma, perché lo c'era di bisogno da fare. Di un presta casa intestata a loro, lì di lasciare tutta la roba, mi imposero di tornare nella mia casa e torna là. Perché mi imposero di tornare nella mia casa là, in quella casa di là? C'era un motivo. Tornando là gli era stato preparato tutti i trucchi. Io non dico né chi li ha fatti, né chi può essere, né chi non può essere. Insomma, intercettazioni anore, tutti i microfoni nascosti, quello là nel telefono, uno sui tetto, uno si ragiona, la mia moglie, se uno... che gli hanno camuffato anche nastri, se no potevano sapere tutta la verità, come si dice a letto. Io mi sentivo male, a volte dalla rabbia ci perseguitano, e si ragionai con quella povera donnuccia, ma guarda, ma ci siamo ritrovati, ma che si è fatto di male, si è sempre lavorato dalla mattina alla sera, e ci si lamentava di tutti questi fatti, tutti questo male che ci volevano addosso, ci buttano addosso. Sì che, e lì gli hanno rigirato questi nastri, gli erano stati tagliati, riusciti, gli è stato camuffato la mia voce, gli hanno fatto la voce da toscano, con un accento che io parlo quella lingua lì. Inoltre poi queste intercettazioni, c'è un monte di bestemmie da far paura, mi segnavo io. Faccio il segno alla croce, hanno sentito di tutte le... io che bestemmio io?
sono stato a servirla, messo a letto il Santo Vangelo, nella miscella c'è la Sacra Bibbia, il Santo Vangelo, c'è tutti i crocifissi attaccati, ogni mattina e sera io dico la mia preghiera, perché il mondo non si è fatto noi, c'è sempre un essere supremo che comanda il mondo e tutti bisogna fare il nostro dovere, giusto? Sempre io aiutavo tutte se ho potuto nelle mie possibilità, il male non ho voluto a nessuno, io non so perché vogliono il male a un disgraziato, non ha fatto nulla. E poi, oltre a quello, si trova questa cartuccia infilata. Arriva, cominciano, portano su una mestola, la chiama il medatore, il matatore, che non mi ricordo neanche come si chiama, che era prevista di trovarla con questo metatore. Io ho fatto quest'orto, ci portai, passa 4.000 secchi di terra, ogni giorno due cardarelle, due secchioni di terra, perché gli erano tutti detriti lì, delle scorie, siamo in mezzo a 22 famiglie lì, e sono in mezzo lì, e sicché tutti arcinaci, sassi, per farci un pochino d'orto la faticante Giacobbe, e mi messi lì, feci questo interramento, poi trovavo, andavo a lavorare le piantine come un dito, le piantavo lì un pero, un melo, un pesco, un albicocco, ma tutta, chiesi permesso, tutte piante non superassano i 4 metri perché nel vicinato bisogna non pararla visuale, insomma. E mi fu accordato e l'annestavo da me, queste piantine le curavo e le governavo. Feci questo orticello, ci pianta le vite. Si parla di queste famose buche, è vero, non una, ne feci 3 in quest'orto io, dopo tornata a casa. Allora, tornata a casa, vedo una cascia in mezzo a queste vite. Era nata da sé perché il vento porta il baccello, c'è il semino, volano giù. E questo all'aveva un gambo così in altezza di un paio di metri, è un fusto così. E gli fece la mia moglie, o che ci ha piantato la cascia? Dice, da sé l'è nata. E che lei l'ha visto una cascia? Lei, poverina, non se ne intende delle piante. E io l'annaffiavo e la crescesse. Brava, e tu facevi un bel capo di lavoro. Allora io la tagliai, poi feci una buca fonda un mezzo metro per levargli tutte le piccole radici, perché se uno ci lascia anche una radice, ritorna sulla pianta di nuovo. E con una mestola, un raspetto, insomma, e un palanchino di ferro, e faccio questa buca, e levai tutte le radici, e poi la ricoprì. È vicina a quell'abete che c'è, quell'abetino, ed era il coso, come si chiama, l'avevo comprato per fare l'alberino di Natale per le bambine, con la terra e tutto, e fu piantato in quest'orto, ora è cresciuto, è grosso, insomma. E tutti gli anni io, anche da grande, lo ariavo, gli mettevo tutte le palline, là, gli facevo l'albero di Natale, è un ricordo di queste bambine, insomma. Poi una è quella, la buca, un'altra, vicino all'uscio di cantina, c'era una piantina di melograno, e quelli danno e fanno il frutto, fanno le belle mele rosse, ma lì vicino all'uscio dava noia. Allora lo sbarbai con tutta la terra attaccata, fece una buca in vetta all'orto, su vicino a quel capanno, e lo pianta lì. Poi l'altra buca in questione è quella può essere quella che si ragiona, perché da questa tettoia oltre a questo telo e mi proiettano, mi contano passi facevo nell'orto, non sapevo mica nulla io. Io facevo il mio dovere, che ho sempre fatto il mio dovere, non ho nulla da temere. Allora gemeva l'acqua di biologico, che ci messi i tubi di 200 che portano dal biologico a pozzetti di scarico. E con questo mesato, perché prima che uscissi io di qua, erano andati a fare dei saggi in quest'orto là, e buare la terra, insomma, e compagnia bella. E mi sfondò questo tubo. E veniva l'acqua su dal terreno. Porca miseria, io me ne accorsi.
fece una bella buca grande, è vicina ai bagno e c'è delle tegole ritte. Poi si può sempre andare a vedere, anzi ho chiesto alla signoria vostra, alla corte, di andare lassù, gliene insegnavo da me dove era questo tubo. Io quello che ho detto è tutta la verità, si può controllare parola, perché io le bugie non le dico mai, se una cosa è vera, perché dicendo le bugie uno dice una volta in un modo, una volta un altro, ma queste trappole che gli hanno venuto a testimoniare, ma tu si sente dire, ora, il fatto di questa buca ha ritrovato il tubo e preso il collante, il collafrene, ripreso un altro pezzo di tubo, lo risardai e lo raggiustai e ci feci sopra una gettata di cemento e agliaione di 3 o 4 cardarelle di cemento, per via lavorando non si possa più ritrovare lavorando nel terreno, e lascia la buca aperta, come risulta da ho letto, ho sentito, dice lasciò la buca aperta, dice 5 o 6 giorni, e certo è vero, perché buttai questo cemento sopra, bisogna prima di rifinare la buca lasciar seccare il cemento, e questo si può sempre constatare, perché è in questo determinato punto che io gli insegno, vicino alle tegole, mezzo metro dal bagno, cioè il bagnettino nell'orto, che porta e passa poi il tubo vicino alla rete e va nei pozzetti, e lì si può sempre ritrovare. Ed è come tutti questi, è come questo proiettile velenoso, diavolo che ce l'ha messo. Cominciano, dice, dice, fatevi di qui con questo metador. Vanno di lì e appoggiano questo metador sopra questi travetti di cemento, perché io andavo a lavorare alle fattorie, ogni volta il trattore picchiava in un di questi paletti e si stroncava. E allora il padrone lo faceva sostituire con quegli nuovi, gli pigliavano la scorta, c'erano, e gli buttavano via quelli. E io gli pigliavo per fare vialetti in questo orticello, insomma, di non si sporcare, andare più via, le scarpe e compagnia. E ne ho messi una fila di qua e una fila di là, e una fila che va dal muro al cancello. Vicino a questo cancello ce n'era due, dice, li hanno rotti. Quali rotti? Li messi io spezzati, perché per fare la curva di vialetto ci vuole il pezzo, perché sono 4 metri, se no mandava fuori, non potevo fare la curva. Allora io ho due martellate e lo trinciai questo paletto e lo feci di 50-60 centimetri, cioè 1,50 m, 1,60 m. Questo proiettile non è stato trovato nella rigatura della spezzatura, ma è stato trovato nel centro, e c'è tutti i buchi in questi travetti per alleggerire la pesantezza del paletto, e poi servono per passafili, ma la dimensione di un francobollo. Di un francobollo la larghezza e la lunghezza è un 5 cm più di questi paletti. Una cartuccia messa lì, ritta poi, ritta e interrata. E poi per fare l'invecchiamento, è arrivata una lettera anonima da uno esperto di invecchiamento delle armi, ora io gliene presento, io le cose di Dio, le tutta la verità, potete stare. Da questo anonimo dice, prima voi avvocati che esca i Pacciani di qua, di carcere, pigliate un mettador come si chiama, e frugate tutto l'orto e frugategli la casa, perché qualcuno è di buon male vuole avergli interrato questa famosa arma nell'orto, verificate. E fu presa alla leggera o fu fatto, e tanto, come dice la lettera, come fu fatto questa cartuccia infilata lì, interrata, per portare poi l'invecchiamento, come dice, risulta da 3 a 4 anni interata,
Ecco subito il trucco, e ancora lassù se non l'hanno portato via. Anzi, cito alla signoria vostra della corte di pigliare un mio avvocato e qualcuno, è andato a constatare di persona lassù. Lasciano perfino il flacone dell'acido moriatico. Ci fu buttato sopra per l'invecchiamento l'acido moriatico. L'acido moriatico corro della, il sasso, figuriamoci il metallo. E ha dato un invecchiamento da 3 a 4 anni. Non dico le bugie, Dio mi ascolta, è la sincera verità, se dicesse una bugia e Dio mi bruci l'anima nell'inferno. Le è ancora lassù, se uno è stato portato via, il flacone dell'acido moriatico. Allora, questa, si è trovato questa cartuccia qui, qui, no, anzi, dice, qui prendano questo metador, fatemi di qui, appoggiano questo metador su questi paletti di cemento, ed impazziva, perché hanno macchine sensibili che trovano la forcina di un giornale. Figuriamoci lì che in questi paletti c'è il ferro dei tondini di 7 e ce n'è 4, uno per angolo, incorporati in cemento, non si vedano. Allora, quando appoggiano questo metador in questo paletto impazzivo, mi fa uno, non voglio fare nessun nome io, mi fa uno, dice, quello era addetto, ma Pacciani, che c'è il ferro dentro a questi travetti? E certo, Dio, sono armati, se no si romperebbero. Io come il corpo umano, se non ci si allozza e si casca e si affroscia intera. E tanto sono questi. Allora lasciate qui, lasciate fa qui, andate avanti. E gira, rigira, rigira, poi lì con un dito, tri, 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 tri. Qui, 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 qui. Ecco lì, ma con la macchina, con quelle macchinette a fotografare compagnia bella. Era tutto previsto, sacchettini di metilene per metterlo dentro, la pinzettina per prendilo, tutto preparato, si doveva trovare questo qui. Allora si arriva e cerca e raspano, insomma, e fotografo, ma io non vedevo nulla, perché gli hanno fatto il cerchio loro e io ero un po' disparte. Gli arriva uno, e aspetta, non è mia cosa, io non offendo mai a nessuno, la verità, e c'è anche scritto. Uno, un poliziotto, lo chiama Calisto, Calistro, Calisto, insomma, e fa, una occinilia, una occinilia, una occinilia. Io che gli animaletti li conosco, e sono fatta a bozzoletto, gli hanno tutte le ticcioline addosso nelle ali, e correva per questo paletto. Ci ha portato fortuna. Io credevo si riferissero a questo animaletto, e io gli dissi, Dio, ma come? È di Napoli questo, Napoli o Milano, insomma, è tutto, voglio dire, siamo tutti italiani. Dice, ci ha portato fortuna, come? E siamo nel 2000 e voi credete ancora nelle streghe, gli dissi a Napoli, gli dissi, no, perché parla un po' l'accento napoletano, ma poi non lo so nemmeno di Tosia, perché io non ci ho mai avuto discussione, insomma. E dice, ci ha portato fortuna, ma loro non si riferivano a quest'animaletto, che poi andò via fuori di paletto, andate per il conto suo. Si riferivano a questo piastrello, insomma, che gli hanno scoperto, così così. Dice, si vede luccicare, dice, la stilla, la scintilla, e si vede questo proiettile. Ma quale luccicare? E gli era come un sigaro bruciato, questo bozzolo, gli era come una ghianda, ecco, uguale. Tutto nero come il carbone. E fu scavata il tondo, lo levò con queste pinze, raccattono la terra, fu messo dentro a questo polietilene, per levarlo il travetto fu levato dal suo posto, messo su un tavolino, e tutto messo tutto in questi sacchetti, e gli aveva tutto con sé già tutto preparato. Dunque, se questo è porta all'invecchiamento di 3 o 4 anni, e poi fu fatto tutto, come ho detto, nel 90, e dovremmo uscirsi, io 2 anni era vuota e l'altra, e 4 anni gli fece 4 e 2, 6, che ce l'ero messa io, ma poi, mettendo
io questa cartuccia te fa che cosa? Per crearmi un indizio addosso a me. Io non sono né un pazzo né uno scemo. Sarò ignorante su materie che non ho studiato, ma poi come si va? Io dovrei aver preso questa cartuccia messa lì, interrata per creare un coso, come si chiama, per creare un indizio addosso a me. Non è mio un alibi a favore, ed è come ammazzarsi con le sue proprie mani. È giusto? Come il fatto di tira e molla. Mi sento dire che arriva una lettera anonima al signor maresciallo, insomma, di San Casciano. Dice, ci è arrivata questa lettera anonima, dice, con un tiramolla, un'asta molla, ecco, sì. E lo sa benissimo. Allora, è come lui è famoso per sapere le cose. No, è giornalista. Quest'anonimo, e diceva, questa l'abbiamo trovata. Dove andava a lavorare di Scipacciani? A Crespello. Ecco che la persona che ha detto questo non si intende dei posti e non sa come si chiamano. Perché Crespello è un bosco. E io come andai a lavorare nel bosco? Io andavo a lavorare a Luiano, dalla fattoria di signor Palombo, Alberto Palombo, una fattoria grande. E ero laggiù a lavorare. No a Crespello. E lui non pratico disse Crespella il posto di dire Luiano. E dista 3 chilometri da un posto all'altro. Giusto? Poi dice dove andava a passeggio, dice la moglie e le figlie. Come a passeggio le figlie e la moglie nel bosco? Loro andavano in paese a girare. Ma con me non sono mai venuta né a passeggio, né la moglie e nelle figlie, perché io non so di come in città che figliano la moglie, a braccetto, le figlie vanno a girare. Io ero due orti, andai a lavorare nei miei orti perché mi diano l'interesse. E loro andavano per conto suo, andavano a girare per il paese non gli pareva. Anche questa, vede quante ne hanno fatte. Poi dice, se volete, questo c'è un biglietto. Se volete, dice, trovare, dice, l'altro straccio uguale, dice, come è stato avvolto il tiro e molla, andate a vedere nei garage di Pacciani. Dunque, sto, vi posso dire, non voglio spropositare quello che si merita. Se tu sai, c'è uno straccio in mio garage uguale, è segno che tu l'ha visto, e segna allora tu sei te che l'ha stracciato, ha mandato sto tiramolla per buttare un indizio addosso a me e con me, se no come sapete che qui garage gli è chiuso, che c'era un altro straccio uguale. Ma hanno fatto perfino un trucco alla macchina, c'ho questa forte, è nuova. Io dichiarai, andai alla festa a Cerbaia, la verità, la lo disse anche poverina, anche la bambina, tutto ciò che mi odiano un po' male perché gli dice lasciare qui il ragazzo, gli stavo buttando addosso queste chiacchiere, insomma le se ne è venute tanto a male anche loro, una famiglia che ci hanno disprezzato, ci hanno alpestato, ci hanno fatto tutti i colori. Ma la lo disse, sì, dice, se era alla festa a Cerbaia, dice, e il babbo ci guastò la macchina, venne il meccanico a accomodarla. Dice, chi era questo meccanico infanto? Ma io non me lo ricordo, perché gli hanno detto di non lo dire, perché fu a questo Fantoni gli proibino di fece girare la versione. Dice, te di e tu non c'eri lì, c'è stato, ci stette su, lo lesse sul giornale, la magistratura di Firenze, sono stati 4 ore in caserma a San Casciano. È successo il finimondo, fu cambiato tutto, è la verità, se non fossi vero che io l'8 settembre partì alle 3:30 dopo pranzo, s'andette a cena a Cerbaia, era la festa dell'unità, ma non per il partito, perché io, come gli ho detto prima, a me mi hanno bene tutti, io amo qualsiasi che regna, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma fanno le follettine arrosto là e poi fanno la festa per portare queste figliolucce alla festa. E fui io anche forzato dalla mia moglie, dice, le lavorano, l'hanno diritto anche loro da andare, c'è la festa a Cerbaia, vanno tutti, dice, portaci anche noi, va bene, di ora
e voi all'orto fatevi trova pronte verso le 3 e si va. Prendo la Ford, si monta su, si va alla festa Cerbaia e più che altro andai per quella figliola maggiore e là un'amica che si è sposata, l'abbiamo mandato la fotografia, della si sposò, l'invito ad andare allo sposalizio, non erano preparate, non hanno detto, non gli mandano confetti. Erano state nel collegio insieme con questa povera figliola e si chiama Rosanna Zanobini a Cerbaia, la si è sposata a Cerbaia. Allora dice, voglio andare a trovare la mia amica, da tanto tempo non l'ho rivista, dice, sarà in collegio insieme. E s'andò questa figliola e l'era sulla porta, la ci invitò in casa, io bevo un gocciolino di vino, le mie figliole le bevano un liquorino, insomma un gocciolino. Poi noi siamo detti alla festa, loro dicendo prima di andare via rifermatevi, ma noi non ci si rifermò, le si abbracciò, le si salutò e compagnia bella, insomma. Più aria ripartì la sera verso le 9:15, 10:15, metto in moto la macchina, la chiave, una Ford nuova, la comprata, l'ha fatto poi i chilometri, poi, insomma, e non voleva partire. Allora come c'era lì a fianco di tavolo, insomma, vicino, il Fantoni Marcello di un meccanico e lavora con i Bellini a San Casciano. E io ogni volta ho avuto di bisogno, a volte per far partire quella 500 vecchia, l'ho tenuta 22 anni, a volte la partì, a volte. E lo chiamavo, me la riguardà. E andetta a chiamarlo, gli disse alle mie figliole e alla mia moglie, aspettami, vuoi chiamare Marcello, là un parte. Allora io viense, andetta a chiamare questo meccanico, Marcello. E mi disse, dice, ma ora dice, guarda, dice, finisco, dice, tra, dove ti ha parcheggiato? Non ti ha posto. Finisco, dice, vengo subito là. Va bene. Arriva là, io l'aspetto lì, con la sua macchina, e io monto dentro e gli feci vedere come questo andamento di questa macchina. Dico, guarda, ma là un parte, fermo, non insiste con la chiave, tutte queste testuali parole, dice, non insiste con la chiave perché tu scarichi tutta la batteria e la macchina non ti parte perché si è bruciato l'alternatore di minima, mi sembra mi dicesse, l'alternatore di minima un affare che stacca la corrente. Dice, ora senti come si fa, si prova a mi cavi della batteria, a attaccare la mia batteria, e se la parte bene, se no io monto su, quattro vupigiate e si mette in moto in corsa. E tanto si fece, attacco cavi, un colpo di cavi la parte subito, entro in moto. Mi tirò l'acceleratore a mano, mi disse, lascialo tirato come l'ho messo io l'acceleratore, perché se la si riferma per la strada non parti più. Poi mi disse, voi altri andate avanti, noi vi si sta dietro, se la si riguasta per la strada, dicevo, montate tutti con noi e domattina si pigli i carattrezzi e si viene a pigliarla. E tanto si fece. Arriva a casa, io non si rifermò, la messi nei garage. E la mattina telefonai al carrozziere Gianni Roberto, dove l'avevo comprata, e mandò l'operaio, i carattrezzi, la s'attaccò, la spinsi fuori, gli aiuta io, e me la portò in officina. Io perché la feci raccomodare a lui invece che Marcello? Perché l'avevo comprata da lui, pensando mi farà risparmiare qualche cosa. Invece di cincilluccio me lo fece vedere, di un affaruccio come un pisello, un galacciaggino, c'è una molla stacca e abbassa, insomma, io non me ne intendo di motori. Allora, e mi fece vedere, guarda, dice, se usa cambia questo. E io dissi, quanto ti devo dare? E disse, tu mi dia 100.000 lire. Porca, io a scatale, come 100.000 lire per questo aggeggio? 100.000?
Bambino disse, non è mia, questo sai, dice, che costa. Questo io costerà, e costerà 5.000 lire. E gli hai tempo e gli ha impiegato, dice l'operaio, gli ha usato a tirare giù tutto il motore, perché gli è dentro, alla Ford, gli è dentro il taggeggio. Sicché ci ha messo mezza giornata, io sono preso il giusto. Basta, lo pagai e via. Questo qui. E quando me l'accomodò, ma me l'accomodò dopo dei giorni, ora non mi ricordo il preciso, tanti giorni, insomma me l'accomodò dopo dei giorni. Questo qui. E io, questo Fantoni Marcello, quando è successo il fatto, io elucidai la verità, giusto? Negò sotto giuramento che il Dio lo castighi, anche lui, perché il Dio farà le cose giuste nel mondo e darà in merito a chi se lo merita, e lui lo sa chi sbaglia, chi è giusto e chi è storto. Allora venne qua, gli ebbi coraggio di la falsità sotto giuramento. Dice, io non c'ero. Quando a casa sentì che lui gli aveva negato, dice, mi disse, no, ti ha detto Marcello, e Marcello non c'era. Come non c'era? No, lo trovo in piazza, si sta uscio, anzi di i muro lì. La mia moglie la parla dalle finestre con la sua moglie. Ma non si possono vedere perché lì una donnaccia, e quella lì no, la chiama la gruga, perché l'ha il collo torto sempre fuori della finestra, ascolta le chiacchiere della gente e poi una pettegola lo racconta. Beh, vabbè. Sì, le racconta che un è vero. Eh? Allora la chiama la gruga. L'onna non è figlioli, nulla, una bisbetica cattiva. Lasci stare, parli del Fantoni Marcello. Racconta. Allora arriva e lo trova in piazza, gli dice, Dio Marcello, ma perché ti hai negato la verità? A di la verità, che cosa tu non offendi mia nessuno, lei la verità, non tu me la mettete in moto la macchina, ma se no come tornavo a casa io, se con questo affare bruciavo? Tu me l'hai messo te in moto la macchina, perché ti ha detto di no? Ma tu mi hai fatto chiamare da carabinieri, io non voglio nessuno, dice, a casa mia, io non c'ero. Tu sei un po' di buono, tu sei attivo, dici, vigliaco. E gli dici, insomma, che parola? C'è la sua moglie, tra poco la mia vadioci. La disse, non offende sta perché io... Oh, ma è scappare, come un gatto, la mi si avventò. Ora, e domanda a Dio, gli è stato girato questa verità, in menzogna, io non c'ero, la tu non c'era, gli è stato girato le testimonianze, poi perché la sera dopo, il 9 settembre, anche allora verso le 3:30 così, venne a interrogarmi i carabinieri. Ora io non posso dire se gli era il maresciallo Deodato o altri due carabinieri, o se gli era un graduato o altri due carabinieri, perché gli è passato degli anni, poi vestiti in divisa, insomma sono quasi tutti uguali. Ma allora era lui che comandava la stazione dei carabinieri di San Casciano, il maresciallo Deodato. Ecco, allora venne là, vennero lì, mi dissero, dice, sono nel campanello, Facciani dice, ci apre un momentino, dobbiamo dire due parole, dobbiamo fare due parole. Venga, la mia casa l'ha aperta a tutti, dice, giù, apri il bottone e venga su. Gli offri da bere, ma si farebbe in segno d'amicizia, si metta a sedere, accomodatevi, volete qualcosa da bere, insomma. No, noi siamo in servizio, dice, due parole e poi si va via. Lei ieri sera dov'era, mi disse il maresciallo dopo pranzo, e io gli raccontai tutta la verità, così sono andata alla festa, dice, confermare, dice, c'è qualcuno che l'ha visto al Cerbaia, insomma, potrebbe indicare qualcuno. Altro che Dio, guardi, c'è Fantoni Marcello, di lì di fronte, gli insegna la finestra, me l'ha messa in moto lui, e dico, e se non potevo ritornare a casa. Va bene, dice,
Allora, dice, permette, si fa una piccola perquisizione. Non sa mandato, ma se si vuole si procura. Dice, perbacco, la venga, io non ho nulla da nascondere. La venga, frughi tutto, la casa mia è a sua disposizione. Dice, ma dice, ci faccia strada, vada lei avanti, vada lei avanti. E andate, apri le porte, c'è quattro stanze. Dice, apri l'armadio, apri il baule, apri qua, apri là, e guardano dappertutto. Poi mi dissano, c'è altre stanze? Sì, c'è il garage, giudio, ma la macchina è lei in carrozzeria perché la si bruciò ieri sera con me. Andettano anche laggiù, guardonne, compagnia bella, e fu perquisito tutto, anche il garage. Loro andettero passonno di lì da Gianni Roberto, perché la strada che va a San Casciano la fianca con la carrozzeria, e andettero a vedere, e la mia macchina era lì, era rotta, era in questo garage di questo Gianni Roberto, e la verità, insomma, gli è stato fatto tutta una tragedia, gli è stato sparito ogni cosa. Allora, questo è, come si chiama, questo... cioè, arriva, io dissi tutta la verità a compagnia bella. Poi c'è un altro fatto, c'è il fatto poi di questa Bertuccia che l'aveva a testimoniare Leona Matta, perché gli è stato fatto la selezione, non voglio offendere nessuno, ma è da più furbi, allora portagli là. Tergan questa Maria Sperduto, dice, che io, nella verità che citai, fecero la festa a Monte Firidolfi e c'era il fattore di Menichetti con la sua moglie, mi invitano loro alla festa. Mi disse, perché loro erano, come si chiama, protettori degli animali e guardia caccia. Io segavo l'erba, vedevo i fagianini, le fagiane, l'andavano via, siamo riserva, un tondo e gli lasciai il ciuffo dell'erba. Questa fagianina dopo un po' ritornava a covoli e gli passa il fattore di Menichetti con la sua moglie e mi fanno, dice, Pacciani, perché l'ha lasciata tutti i pezzetti d'erba, uno qua, uno là, pezzetti d'erba, Dio, ogni ciuffo d'erba c'è una fagiana a covoli, madonna, e ce n'è una, l'erano 8-10 covate. Lui e la moglie gli hanno detto a vedere di persona, hanno detto andare giù, Dio non si avvicini, se no tanto, perché se no la va via. E lei poverina quattana, ovala, lì. E io quando nascendo questi fagianini gli dico a menà, gli erano piccolini, gli erano come un pulcinello, insomma. E sì che io non osservai tanti. Guarda che stomo di sante fagiane gli ha salvato. Domenica c'è la festa a Monte Firidolfi, la festa dei lanciatori, tu sei il primo a essere invitato a spese nostre. Mi messe a tavola, vai, dice, mettiti qua. E mi messe a tavola lì, e tutto pagato, mangia, ello e voi, è tutto pagato. Ora poi fecero anche il ballo in piazza, fecero il ballo in piazza e c'era un'orchestrina, insomma, io... E mi fermai a vedere, c'era questa donna, feci due o tre balle anch'io, vedi la verità, c'era questa donna, questa Maria Sperduto, ma io non la conoscevo perché loro stiano un pesa giù, vicino alla Sieve giù, e sotto monte giù. E lei era, questa donna mi fa, si balla? Si balla? Si balla? Ma balliamo, dici, come si farebbe? E la mi prende... e comincia a startellare come un capretto, perché lei nel suo posto, e ballano in quella maniera, insomma, ballano la tarantella, insomma, a sartetti. Io e gli disse, Dio, ma signora, e ballano un tango, non sente, e Dio, come la fa a ballare? Ma da noi si balla così, da noi si balla così. E fece un par di giri, poi è una donna, io non voglio disprezzare nessuno, ma insomma la mandate via di grazia, l'aveva un odore particolare, e la mollai, grazie, grazie, lo stesso, grazie, se vuole ti offro da bere, gli dissi come gentilezza che la mandate a ballare, no,
Insomma, poi io stetti un po' lì e dopo andai via, andai a casa. Quella volta lì l'ho vista, e una seconda volta, quando fecero la festa a San Casciano, anche lì c'era la festa, ballavano in piazza, e mi invitò un'altra volta a ballare. Allora, insomma, l'era un po' messa meglio, l'era vestita un po' bene, insomma, e la mi prese e feci un par di balli. Poi la mi disse: oh, mi paghi qualcosa da bere, qualcosa di fresco, un cardo, un cardo. Ma andiamo, Dio. Allora c'era il Betolino, andetti là, gli dissi Dio a quello che vendeva queste bibite: dacci qualcosa da bere, qualcosa di fresco, un'aranciata, una Coca-Cola, un bitter, insomma. Poi di fresco mi disse, e non c'è rimasto nulla, c'è rimasto solo un po' di cognac, che se vuoi bere questo cognac, c'è un po' di cognac che ve lo do, dice. Allora lui, io dissi, ma dammi un gocciolino di cognac. Mi detto un gocciolino di cognac, e lei disse che la beve. Dice, anch'io, anch'io. E gli dette un gocciolino di cognac anche a lei. Ma gli aveva i bicchieri da mescita, da vino, e gliene dette un pochino sin in bicchiere, in fondo in bicchiere, perché c'è bicchierino apposta per quello, lunga, e ne mette alla regola, insomma, di un bicchierino. E la fa, questo solo? Ho una sete, questo solo? Oh, ma che cognac? No, no, dice, dammene dell'altro. No. Dagliene via doppio, gli dissi no, e prese due, doppio cognac. Poi la si sventolà sotto sopra, e segniamo sia un pochino al fresco. L'ha detto su una panchina. Insomma, fatto sta, io senza reare ai dunque, non sono disposto a tornare domani. Torna domani. La mi fece perdere mezza giornata. Voglio dire le cose precise come le stanno, parola di nostro Signore. L'arriva e la mi fa, dice, torna domani. Porca mia, io che fo, bischero, grullo, come siamo noi uomini. Arriva, prendo mezza giornata di fede, perdo mezza giornata di lavoro, telefonai ai miei padroni, domani di in mercato, io vengo dopo pranzo a lavorare. Ho da andare a San Casciano a comprare della roba, e il giorno di mercato, lì lo fanno il lunedì. Arriva questa, viene là, e arriva, no? E io avevo preparato una torta, una bottiglia di rosatello, insomma. Arriva, dice, oh, prima devo fare un po' di spesa, prima devo fare un po' di spesa. Ma, e gira per quelle bancarelle. Vedo un par di sandalini, dice, ecco, dice, voglio comprare questi, l'amse di misura. Giaria, dice, quanto gli devo? E fa, dice, lo lì che ti vendeva, dice, costano 25.000 lire, senza tara, dice, gli è il prezzo giusto. L'apro un borsellino, ma, esce no 20.000 sole, ma non ti posso pigliare. E io gli dissi, va, la gliene dia lo stesso, gli pago io le 5.000 lire. E gli paga le 5.000 lire di giunta di questi sandali. Poi la comincia a girare, la mi tirà per la mano. Oh, questa scimmia, questa la mi garba, compramela. E gli compra una scimmia da donne. Un'altra 7-8.000 lire. Insomma, per fare un discorso corto, un monte di roba lì, quella cosa, è la taglia bagnosa. Il valore è un'ottantina di mila lire. Poi sta qui, la comincia a fare, non mi sento. Come tu ti senti? Tu mi hai fatto perdere mezza giornata, vieni qua, e compagnia bella, e ti ho comprato un monte di regali, come tu ti senti? No, non mi sento. Allora mi scappò la pazienza io, perché quando le cose non vanno per il giusto, e mi arrabbio, e gli feci Dio, come tu ti senti? Allora dammi qua, gli dissi, e vi è stato testimoniato, c'era presente Calosi, e non so se la si ricorda, perché parla il toscano un pochino carcato, e faceva, e disse, gli compro questa roba, poi gli dice, dammi, gli facevano, dice, cosa vuol dire, dissano qui di avvocati, dammi, e volevo dire, rendimi qua questa roba, dammi, dammi, dammi.
La mia correva dietro questa, dammela, dammi sta roba, dammi sta gattino, no, e tu ti rendo sandali e ci ho rimesso 5.000 lire. Questi sono tua e ti regalo le 5.000 lire, ma che tanta roba l'ho comprata io, con i soldi di io. Ma tu mi hai regalato, e te che ti mi hai regalato? Insomma, fatto sta, buona fortuna che non c'era nessuno lì di autorità, se disgraziatamente, vede casi della vita, se disgraziatamente c'era qualcuno e dice ma ha preso la borsa, mi prenda questa borsa e trova tutti questi cindoli da donna, tutta questa robuccia, dice lei gli ha rubato la borsa, vede come si fa nel mondo. Allora, fatto sta, porta a casa, tra poco le busco anche dalla mia moglie, perché lei è gelosa, la va a frugare nella macchina, la trova questo sacchettino. La mi disse, oh, dicevo, ma mai tu mi hai fatto questi regali? Io non sapevo che dire, non è il tuo compleanno, il mio compleanno, ma io sono nato... insomma, un po' la ci credette, un po' no. Ma l'ha ripresa questa roba, e questo è la mia sa dire questa qui. Io l'ho conosciuto, veniva a caccia alla Zambuja, dicendo la sta a lei. Mai avuto io né porto d'arme e né fucile. Lei la mi ha visto il fucile a spalla, dicendo alla Zambuja. Invece è quella la verità, che io poi non l'ho più rivista. La viene a testimoniare che la lampadina veniva a cercarmi. Io voglio cercare un trume nella maniera rispetto parlando. Ma mi dovrebbe conoscerla di persona per giudicarla. Insomma, comunque la disse tutte queste infamità che non è vero nulla. Non si può parlare qui perché bisogna chiedere il permesso qui alla signoria vostra. Se uno gli dice qualche cosa, poi dice tutto quello che voi dite può essere girato contro di voi. Ed è la norma che dice... ma io non è che dica le bugie, ho detto tutta la santa verità, come il fatto degli scopesi che era la festa a Cerbaia e ho testimoniato, che ho citato tutto come l'è andata, mi devo sentire dire, viene uno, dice, l'ho visto con bracci fuori, aveva una macchina, una striscia rossa. Dice un braccia forra, braccia pelose, il pelo nel petto. Io, e ce l'ho il pelo, ma gli è bianco, perché sto biondo, ero biondo, io non si vede nemmeno. E poi nel petto, c'è pelucci, come lui ai buio, vede il pelo nel petto, l'ho riconosciuto dal naso aquilotto, un ventonno di tutte, no, questo dannato. Dice lui... quell'altro dice di uno, era uno più alto di me, dice era qua, era là, che poi si misurò qui, che gli è più alto mezzo braccio di me. Anche quello di sta a Roma, l'8 settembre, di erano tutti lì, 50 persone, tutti nel qui determinato punto, che la piazzola degli Scopeti l'ho vista io, più o meno l'ho vista sui giornali, e la polessa una piazzetta ante metà di quest'aula, l'ho vista sui giornali, ante proiettano i film qui, ma lì non ci sono mai stato, perché non c'è né botteghe, non c'è mia nulla lì. Allora, tutti 50 persone, c'era anch'io, io ho visto il motorino rosso, io ho visto il motorino verde, io ho visto il motorino celeste, io questo motorino l'ho dichiarato che lo comprai da Bengasi di Monte, il fabbro di Monte, che di Vangalorto era buttato nel ferro vecchio. Me l'ho rimesso a posto Marcellino Gori, che è il meccanico di Monte, e l'ho verniciato a me. Gli dissi, vernicialo, vernicio da me. Io ho passione a pitturare, pitturavo le porte, le finestre. C'aveva una tinta celeste e una gialla, e lo feci bicolore, farafanghi tutti gialli, di dietro lo stesso gialli, e il telaio celeste. Per la mia figliola, l'era un grandicelle, dico, si lampara, con la mia intenzione, io ti volevo far di tutte quelle povere figliole, di fargli vediamo una laurea, di fargli, gli compravo la macchina, se lamparava... Io compravo la 126, le piccoline da donne.
Dio prima ampara su questo motorino, gli feci due giri io per la piazza di Mercatale e gli hanno un tubo di scappamento, gli è come un dito, fanno un rumore come un aeroplano. Allora gli feci due giri, dico guarda, tu lo metti in folle, poi dico tu lo levi di cavalletto, quando te l'ha messo in moto tiri la frizione e ingrani la marcia, prima la prima, poi la seconda e via. Basta tompare per ora, basta tompare l'equilibrio, andando pianina, pianina. Gli feci due giri, io bello imparavo, vabbè, bello imparavo. Vado a lavorare, io torno la sera, mi incontro una signora tutta arrabbiata, venga qua, Pacciani, che succede? Venga a vedere che l'ha fatto la sua figliola. E che ha fatto? Venga a vedere. Allora la mia porta a vedere l'aveva fissiato nella macchina di questa donna. L'era cascata un ruzzolone là in mezzo alla piazza e poi questa donna, questa macchina, le aveva fatto una buca, era una macchina nuova. Non abbia pazienza signora, la mia dia di avanti là davvero, che vuole? Son figlioli, Dio. Dice figlioli, figlioli, e io anche ho figlioli, ma chi qui dice si tratta, io non voglio né quattro né sei, io la porto ai carrozziere. Quello che mi prende lui lo paga lei. Va bene, va accettato così. Insomma, per fare un discorso corto, e m'agevolò e pagai 90.000 lire di danni della riparazione, insomma. E disse, io e cerco di farti spendere poco. E l'addirizzo, poi gli do il sottofondo, la vernice. Però dalla vernice vecchia a quella nuova si conosce sempre. Dice, se è contenta, bene così. Se la vuole riverniciata a forno, ci vuole 1,5 milioni. Senti un po', Pacciani, ma tutto questo che cosa c'entra col processo? Tutto questo cosa c'entra? Della macchina rovinata, eccetera. Parli del motorino. Ora, lasci stare queste divagazioni, io la faccio parlare, per carità. Entro certi limiti, cosa vuole che ce ne importi a noi se questa macchina riverniciata al forno o non riverniciata al forno? Parli del motorino se vuole, perché il motorino si contesta. No, ma è nella ha capito? Sì, nella verità. Cerchi un momentino se può. Sì, insomma, di essere più, capito, aderente ai fatti, a ciò che le si contesta. Non lo devo dire questo. Se no bisogna che io ogni poco la riprenda. No, è la verità quello che mi disse. No, è la verità. E insomma, gli dati 90.000 lire fuco. Però dopo se ne accorse dopo due giorni, perché contro luce si vede l'ombra dalla vernice vecchia alla nuova. E la volea, la recramola, la volea verniciata, insomma. Dalla registrazione. Lui ha uno stile, questo. Allora, è successo, insomma, io gli ho detto, questa figliola la si impaurì, non ci volle più montare su questo motorino. E io l'ho preso, l'ho chiusi nel garage, c'è una catenina con un lucchetto, la lucchettai e non c'è più montato nessuno questo motorino, non è uscito mai di questo garage. Io c'avevo la 500, andai a lavorare con questa 500 e compagnia, poi cioè, compravo l'altra per andare in giro ai paesi, anche la macchina nuova. L'ho comprata diversi anni fa, ma non ne ha fatto, la dovrò solo andare in mercato una volta alla settimana, quando sì e quando no, e poi la dovrò per andare a qualche festa locale di paese lì, e la fanno una volta all'anno, per esempio la corsa dei Somari a Coso, come si chiama, su, la festa all'Imprunesa della Mongolfiera, la festa dei Ciuchi su a San Donato in Poggio, ecco. E poi la festa, insomma, tutte queste feste locali, e le fanno una volta l'anno. E non le ho più di adoprare, insomma, io la adopravo solo a qualche festa, e poi la adoprai solo quando si andette laggiù alla Sambuca, insomma, alla festa, e si guastò, e un'altra volta l'hai adoprata quando andai a lavorare dai miei padroni, un mio le ha parti quella, ma se no l'ho adoprata solo alle feste e andare ai paesi. Degli anni l'ha già, però come chilometri non fatti poi. E che gli hanno fatto? Hanno preso, gli hanno andati su, gli hanno preso, spiombato il sigillo di contachilometri,
hanno fatto girare i contailometri avanti da 700 chilometri, avevo fatto, l'hanno portato a 7000, hai capito? Quando si compra le macchine, il sigillo, la Ford l'è sigillata, il piombino, e lì gli è stato rotto e compagnia bella. C'è poi, se uno si verifica, gli è tutto nuovo, le gomme nuove, le scelle, spazzole nuove, tutto l'affare, sicché si vede subito che se l'è stata adoperata. E io è stato, come ho detto, l'ho adoperata solamente andare a qualche festa, andare a fare qualche interesse. Vedete anche quante ne hanno combinate, me ne hanno combinate di tutti i colori. Ragazzi, Dio Signore benedetto, come questi dice ho visto io, poi viene questo buffone, non ti posso dire meglio, gliene dissi, e se ne va male, la verità, e che tu vieni a dire le cose non sono vere, allora come ti devo definire? E quello è il tuo nome. Questo qui dice, prima viene, dice, ma ha visto il motorino. Poi disse, no, ritornò a testimoniare, mi sono sbagliato. Dice, aveva la Ford con un rigo rosso. Questa Ford è un rigo grande come un dito, celeste o verdolino, insomma. E il rigo rosso, là, come un filo di spago, ma fine, nel centro. Ora di notte si vede il rigo rosso, la striscia rossa, si vede qua, si vede là. Ne hanno inventate di tutti i colori. E poi dice, mi sbagliai, non ero il motorino, era la Ford, mi incrociò, io andavo in su, io andavo in giù, con fari, lo illuminai, e vedi, e gli era un'altra, e dice, erano due. Insomma, tutte infamità che gli hanno tirato fuori, questo disgraziato. Questo era, lo chiamavano in paese l'asciuca, la somara, non la si chiama l'asciuca, perché e biascia così, ma, quella bocca come l'asciuca, no? Lo chiamavano l'asciuca, lo pigliavano in giro tutti. Questo disgraziato gli aveva due donne, insomma, e portava dei giovanetti, gente, insomma, accostata a queste due donne. Lui non l'ha voluto dire, ma si faceva pagare la benzina e gli aveva anche la percentuale da queste qui, che ne dividiamo 50.000 lire per volta, per uno, capito? E gli aveva una botteguccia e faceva il gestitore lassù. E l'ho visto io qualche volta a San Casciano, perché io non ho nessuna confidenza con questo. L'ho trovato una volta andando a portare la frutta alle mie bambine, che lo disse poi, dice, lei ha un panierino, gli portare, ha fatto dolci la mia moglie, ed è un pianerino di frutta, e le erano in collegio, viene a portare alle mie bambine. La prima volta l'ho incontrato allora, poi comincia a dire, mi ha conosciuto nel 69-70, io tornavo a San Casciano nel 73, come mi conosceva e non ci stavo? Dice, viene a dire nel 69-70, ci tornavo nel 73, e non c'ero, è giusto? Vedete, tutta una serie di imbrogli da fa paura, ragazzi. Dio benedetto Signore, ma perché si deve andare a inventare le cose e vuole male a una persona? Perché tu vieni a biasimare un disgraziato? Ma che ti ho fatto io di male? Che cosa ti ho fatto? Perché tu devi venire a male? Io non dico male di nessuno, ho voluto bene a tutti, se hanno avuto bisogno gli ho insegnato, gli ho dato aiuto, c'erano i vecchiarelli, io rispettavo queste donnucce, le andavano a fare la spesa, gliene portavo a casa io, le hanno certe borse, poi le donne, e io me la porto io, dammi a me, e l'aiutavo, queste vecchiarelle. Trovavo un vecchiuccio per la strada a piedi, lo mettevo su, fermavo, e la macchina lo mettevo su. Io volevo bene a tutti nel mondo, perché se noi si tiene di conto le parole di Gesù nel Santo Vangelo, dice amatevi tutti come fratelli, un'altra epigrafe dice, nel Santo Vangelo dice,
non dice, volete bene, cioè prima di fare un'azione immedesimatevi in voi stessi, vale a dire, se fu questa azione, famo un esame di coscienza, la facessero a me, avrei piacere? No, allora non lo famo nemmeno a lui. Ed è una cosa che è spontanea. Perché se si deve voler male nel mondo? La vita è un passaggio da questa terra, ma c'è un'eternità, vedete, che si è verificato, che è stato approvato anche, che c'è questi poveri defunti morti. Senta, fatti... Ma Gianni, lasci stare le dispute sul Vangelo e sull'eternità. Come? Quindi, lasci stare tutte queste. Sì, no, io ha capito? No, ho detto perché. No, ma il mondo davvero, se ci poi fosse. Chi vuole se le va a sentire in chiesa. Io ho scritto le poesie, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla Corte d'Assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare, non del Vangelo, dei fratelli, dei defunti. Ma io con questo... Ora lei giustamente stava parlando del Nesi, ha detto Nesi Lorenzo, vero? Lei stava parlando, quel signore che lei non ha nominato. Quindi parli di queste cose qui, di cose un po' più terrene e che la riguardano. Non ho capito. Non ha capito, strano. Anche qui rilevo che lei a volte capisce e a volte no. Presidente, forse è il tono di voce alto che le dà noia, le devo parlare più basso? Questo me lo deve dire lei. Se alzo la voce mi sembra che lei non capisca, invece quando parlo a voce anche bassa lei mi capisce, quindi si vede che... No, se c'è qualcosa non devo dire... No, lei non è che non deve dire, lei può dire quello che vuole, ma ora lei mi sta parlando, mi sente ora? Sì. Ecco. Mi sta parlando di Cristo, della Madonna, dei defunti, del Vangelo, tutte cose bellissime per l'amor di Dio. Allora io le ricordavo che invece lei è meglio, e poi lei deve parlare di questo, che parli le cose che attengono al processo, come stava facendo poco fa, quando parlava del Nesi Lorenzo, che non ha detto nulla di vero, che qui, che là, ha capito? Cioè, lei deve parlare unicamente delle cose che attengono al processo, delle accuse, giuste e sbagliate, lei dice, sono tutte infamità, trucchi contro di lei. Però è di questo che deve parlare, non di vari, per favore. Io no, non la posso tenere qui fino a stasera. No, ho detto tutto io. Sì, c'è un particolare come quello a Pistoluccio. Lei parli di cose specifiche. Per esempio, il Nesi Lorenzo non ha detto assolutamente il falso. Questo lo ha spiegato alla maniera sua, ma lo ha spiegato. Ecco, continui a parlare, se vuole, di questo tipo di cose. Sì, c'è questo, un altro particolare, di quando mi arrestarono, mi portarono la macchina a casa... E carabinieri, perché mi arrestarono a fare la spesa a San Cassano, e c'era dentro il cruscotto una pistoluccia giocattolo, la 380 marca Mari, quella Mari, mi ricordo sempre. Mi fecero il verbale e ebbe a passare un processo. Allora, quando mi domandò, dice il presidente, dice, ha nulla da dire, come se non nulla da dire. Per la prima cosa dico, non è mia, è dei bambini dove andava a lavorare dal padrone di Aflo Gazziero, hanno 12 anni, uno 13 anni, e giocano agli indiani e tirano alle mosche, la diascò dentro, perché di pronto l'hai, ora mi sbucciata la macchina, tirano via il braccio e diascò giù. E io arrivavo a casa, la vedi, dissi, la presi, la buttai nel cruscotto senza, e la messi lì. Dio, quando devo lavorare gliene riporto questi bambini. Insomma, fece nostro verbale e dio, ma se credete sia... Ma dice, che avevi tappo verde, tappo rosso, non mi ricordo come distano. Ma è che volevo, me ne intendo mia, sono giocattoli. So che ci mettiano questi nastrini, faceva pip, 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 pip. Allora, disse, dice, ma allora chiamono il maresciallo che aveva fatto il verbale, dice... Ma questo si tratta di un giocattolo, è un giocattolo, ma non hai il tappo rosso, il tappo verde, il tappo verde. Insomma, passato il processo, poi, perché mi disse, dice, se la crede sia Dio un'arma pericolosa questo giocattolo, convochi il perito balistico. Poi le va a pagare io, gli ha detto perito balistico.
fece la perizia, disse, ma che virata non già, te lo da bambini. Allora, si è resa al luogo di provenienza, disse, e ancora agli oggetti sequestrati, mi mandano la cartolina per andare a ritirarla, io di tirarla butti via, non ci hanno detto mia, so se l'hanno ancora. Poi venne questo afro gazzero, lo disse, sì, era dei miei bambini, non so se la si ricorda, anche lì dice, oh, abbiamo visto i Pasciani, dice, un braccio fasciato, una pistola a mano, se avessi avuto una pistola io in casa mia, il Dio mi bruci nell'inferno. Io non ho mai avuto né bracci fasciati, il resto e si andate giù a Firenze e mi fecero raggi da capapiedi, anche all'ugna dei piedi, se avevo rotture o sbucciature o cicatrici, e si vede. Io mi nudai e fecero tutta il raggi da capo a fondo. Io non ho avuto né rotture e né fasciature. Noi contadini, figuriamoci, anche se si schiaccia un dito e si bagna nel vino oppure nell'alcol e non si fascia nemmeno, guarisce da solo. Si ha un po' un dolenzì. E questo dice, io l'ho vista a San Casciano, al Camposanto, quello ho visto la pistola in mano, ho visto... Ma stenta ante n'hanno combinato, ante n'hanno inventato di queste infamità, ragazzi. Io voglio girare la pistola a mano a San Casciano e compagnia bella, quello l'ha visto sotto sopra e l'ha visto qua, ho visto là, dice, l'ho rimasto attaccato. Sono tutti, gli hanno preso tutta questa gente, non so chi è, non so chi mi ho male, io non so nulla, perché come fa a saperlo? Insomma, gli hanno presi, gli hanno fatto dire tutte queste infamità. E anche allora, anche lì, è una frottola di fede dell'altro mondo. Io vado a girare, tornavo dopo Yeshore, un disgraziato, Yeshore di lavoro, faccio lo straordinario, io per guadagnare 100 franchi, io ho tenuto di conto di centesimino, perché mio povero babbo mi diceva, ma mi insegnava, vedi, Fringuello, mi chiamava Fringuello perché è fischiettavo e devo il canto di questi uccelletti che viene queste macchie. Fringuello, se te tu guadagni 2 lire, spendine una, un'altra, lasciala per quando piove. E io dice, come quando piove? Sì, perché quando piove noi non si lavora, ma mangiare andiamo a mangiare lo stesso. Allora tu c'hai la lira che ti ha risparmiato, tu mangi lo stesso. E io ho sempre cercato di fare, insomma, l'interesse, di fare tutto quello che mi diceva, mi fa babbo con animo perché era un sant'uomo, poverino lui, ci vogliamo un bene come. Ci dà dei consigli buoni. Porca miseria, io non so capire tutte queste frandone, ragazzi. Cosa doveva fare un disgraziato, lavori 10 ore il giorno, tu torna a casa stanco, morto, dice di Andrea, l'ho visto a girare, l'ho visto qua, l'ho visto là, questi vigliacchi, ma perché l'hanno me? Perché è un dico la verità? Come uno fa ad andare a girare? E io veniva alle coppiette, gli Andrea dice di hanno il coraggio a dire ai Pasciani di Andrea a vedere le coppiette. Io sono un uomo perfetto, come tutti gli altri, è giusto, e ne do dimostrazione, quello che uno vuole. Allora, io avrei andato a vedere il che fa gli altri. Io non sono né un pazzo e né un malato. Quello che facevano loro lo facevo a casa io. Poi, inoltre, se avevo piacere, come dicono loro, di andare a guardare le coppiette e compagnia bella, a me le mi venivano sotto la finestra, come infatti trovò in un biglietto, ho scritto coppia. Perché? Ora ti spiego. Ero io dal salotto, c'ho il garage, c'ho un vialetto, insomma un cortiletto, e c'è il divieto di sosta, pagavo io un cartello per tenerlo, che non ci mettesse a macchine. E la notte fermano la macchina lì, di un viale morto, insomma, e facevano su comodi. E io non volevo, perché avevo queste figliole giovani, e davano scandalo, perché
gli avevano il lumicino, si vedeva tutte le porcherie, sti sudicioni, insomma, no, ragazzi, si è fatta anche noi, ma lì andate in un posto dove non viega. E allora io presi un catino d'acqua dalla rabbia che c'era sopra al tetto di questa macchina. Questo che gli era dentro, un tangano, un ragazzaccio, venne forra, me ne disse di tutti i colori. Allora io gli dissi le mie ragioni e poi gli presi il numero di targa. Ora Dio, con questo numero di targa, se ci ritorna, e lo fa cercare, perché con la targa si fa presto a vedere chi è, chi non è, compagnia bella. Ecco, e allora preso un biglietto, un foglio del giornale, non mi ricordo lì, che gli aveva sulla tavola, e scrissi coppia, matriola Totte, di questa macchina, gli presi il numero di Mario. Anche lì, se io avevo piacere di guardare quello che facevano loro, non gli mandavo mia via. E dice andava a girare, mi veniva sotto e gli mandavo via sotto la finestra. Io, ragazzi, ma quello è che fa quelle cose lì di un pazzo, di uno poverino malato, che dopo aver fatto 12 ore il giorno di lavoro, io 12 ore, 11 ore secondo, io facevo lo straordinario e me lo pagavo in doppio lo straordinario. Arrivavo a casa, mi mettevo lì, cenavo con la mia moglie e le mie figliole, mi mettevo lì a vedere un po' la televisione, bevo un bicchiere di vino, a volte mi addormentavo sul piatto della minestra dalla stanchezza e andavo a letto. A me in paese non mi hanno mai visto girare, perché io sto sempre a casa mia, e perché andando in quei barri là, quello bestemmia, lo fuma, quello insomma leticano, e invece io sto a casa mia, ma già bevo un bicchiere di vino, non andavo né al cinema, né a ballare, né a giocare, nulla. Qualche volta andava a fare qualche partita all'Aquila, al Circolo, insomma, a fare il mezzo litro con gli amici, ma poi a San Casciano a volte si andava in mercato, ci si trovava due o tre amici, ci veniva a fare i bicchieri, andiamo e andevo. Poi ritornavo a casa perché io avevo il lavoro, perché oltre il lavoro io avevo due orti che erano grandi quanto tutta quest'aula, e ci levava un monte di roba, e io ero sempre, dopo lavoro mio gli era quello, gli era sempre andare a sistemare gli orti là, tutti lo possano dire. E c'è tante cose nel mondo, io poi ragazzi, se questi sempre mettono bastoni tra le ruote e ti odiano male, gli riacchi, io non so il perché. Ma perché si deve esistere queste cose nel mondo? Ho tre o quattro poveri disgraziati, tre o quattro malati addosso, ho avuto un infarto, l'angina per torres, mi brocca la circolazione, quando camminavo un po' mi figli il dolore e mi porto tutti questi cerotti, mi tocca mettermi in nitrodur, che è quello per riattivare la circolazione. Figlio il calvasin quando figli il dolore. E figlio il coso, mi chiama il persantin 75 che dilui il sangue nelle coronari. E ho un polpo alla gola, non potete operarlo ogni tanto e mi dà noia, una fascia di sciacqui. Hanno detto a pensa per operarmelo, ma gli ha attaccato alle corde vocali e mi disse, io ne opero di sì, di professore, però sotto la sua responsabilità. Dice, gli è brutto, 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 gli ha attaccato alle corde vocali e hai palato. Dice, c'è da rimanere senza voce. Allora disse, io ne ho però sotto la sua responsabilità, c'è tanti che hanno rimasti senza voce, la mamma le ha detto tutto, arrivederla, presi, pensi via, non vorrà più nulla, e ce l'ho ancora, ogni tanto mi tocca fare gli sciacchi, mi tocca fare, un disgraziato di 70 anni, ho 70 anni ora, dopo il lavorare, io c'ho 11 ore al giorno, un 3 o 4 mali addosso, diceva a girare, ma ragazzi, se c'è un Dio farà le cose giuste lui nel mondo. E questi che fanno il male, io prego notte e giorno che a questo ha fatto il male, che non gli dia pace per la vita, e che Dio lo faccia bruciare nell'inferno, e che piaccia a Dio lo troino per finire questa cosa. Io gliel'ho detto a questa povera gente. È un concetto che già sappiamo, continui, via, vediamo, parliamo di altre cose, su. Se parlare, Presidente. San Casciano. Siamo a fare domande. Io non gliele posso fare, ma certo che tutte queste tiritere... No, se c'è qualcosa... No, io le ho già detto, parli, ma non divaghi, capito? Non parli di cose che tutto sommato non c'è. Prima ha parlato dell'appunto coppia, e questa è una cosa che c'è. Sì, sì. Su quello che Dio potrà fare... E ho fatto questo biglietto per ricordarmi, ma che va... Guardi, e ci avrei da consegnare io alla signoria vostra...
c'è una lettera di questo, una lettera di, degli appunti che ho fatto io su questo fatto, questi fatti, e una lettera che arrivò, che diceva di fare queste, come si chiama, di fare queste indagini così così da quest'armaiolo. Anzi. Sono roba sua, la fotografia, il contratto d'acquisto della macchina dell'82, calzatore fisico. Ah già, giusto, ecco. Tutti si può vedere questa roba o è... Allora la vorrei vedere prima, grazie. Grazie. Questo è, signor Presidente, l'ho avuto ora, e la partecipazione del matrimonio della Rosanna Zanotti, ah, del 14 quella, settembre 85. Ecco, sì, di quella scimmietta poverina Santa Teatro Ande, ecco, quella di cui lui ha parlato prima. Sì, sì. Vabbè. Poi dopo ce l'hai data. Sì. Certo. Appunto, perché il famoso blocco, sì, che questo blocco trovai in questa nettezza, questo detto Fernando, ce n'era diversi. Fra dove lo trovò, scusi, non ho capito. Il blocco tedesco, lo Schizenbrunnen, con scritto Brückes, Brücke, io non me ne intendo, lo trovai nell'80 io, e ce n'era diversi di questi blocchi, fra le quali, guardi, l'hanno trovato loro, io... Dove ha detto che lo trovò, scusi, perché non avevo capito, dove lo trovò? Prima l'ha detto, ma non ho capito. Questo blocco tedesco, con scritto Schurke, Strucke, insomma, come c'è scritto... che io lo trovai nell'80 e ci ho annotato gli occhiali e venne a testimoniare questo ottico che dice no, non gliene ho venduti io. Guardi, chi c'è? Non ho capito, perdoni. Sì, c'è la sua custode. Non ho capito prima, non ho sentito. Dove lo ha trovato? Lei lo sa? Ah, nella Biscaria, sotto monte, perché io comprai la casa a Mercatale, ma stai ancora a Monte Firidolfi, e venivo a costare, mi chiamava, a ripararla, a fare lavori lassù. Allora passavo da questa Biscaria, perché ci feci mezza casa con questa roba che trovavo, lavandini, pianelle, ambrogette, mattoni, tegole, tutte le tegole che sono in casa mia ai numero 30 avanzate dietro il muro, ne sono tutte tegole che trovai nella nettezza, perché facevano 79, buttavano via la roba, insomma, vecchia. Lavandini ce ne tre o quattro su, e io ne ho messi uno fuori, uno in casa, due sono di scorta dietro là il capanno. Lavandini che sono a due pozzetti con le sue cannelle, erano tutti su, sporchi, insomma, pieni di arcina, bianco, ma una volta ripuliti ritorna a nuovi. E io, per risparmiare qualche cosa, l'ambrogette rimpiantì tutto in mio garage, là, le sono tutte con quella roba e trova lì in questa nettezza. La mia moglie, poverina, dice, un portano, non si lei, poverina, che vuoi che la sappia, non sa nulla. E io l'ho trovata tutta lì, questa roba. E come infatti l'è avanzata, l'è ancora fuori in questo orto, c'è un dugente passategole, c'è ambrogette, e c'è questi lavandini due avanzati che man sono dopo che gli è messi, e c'è un monte di pianelline, di queste pianelle, c'è un monte di roba, l'è ancora lì. Oltre a questo cosa, come si chiama? Albo. A questo albo ce n'era altri, ce n'era uno di roba che vendano di stoffe, di una maglieria, un altro di carzolificio, ecco, non mi ricordai il nome, eccolo qui, c'è l'intestazione, Carzolificio Pigalle, via G. Bartoli, San Casciano, Val di Pesa, e c'è il numero anche di telefono. Ecco, anche questi ce n'è un monte di oggi, e li filiamo perché, vede, sono fogli belli bianchi, noi si utilizzano per scrivere, per fare appunti, no? E li filiamo perché li ha usati. E come qui blocco lì. Ora c'è gli occhiali, questo occhiali, ecco, vede, c'è questi anche, questo è di un maglificio, insomma, ora lo catalogo della produzione
QCDN, insomma di una cosa di storia. E ce n'è un monte, e ti portavo da casa. Questi occhiali io annotati sopra questo, a questo blocco dell'80, e li feci fare a San Casciano, come si chiama? All'ottico di San Casciano, via Machiavelli, e c'è la sua custode, se non l'ho persa, ora vediamo un po', se non l'ho lasciata, cioè, ma ce l'avevi. Questa custode porta il nome e cognome di questo ottico. Barca, non te l'ho messa. C'è, facciamo. E non dicano dove l'ha messo, il pericoloso. La O e la A. La scena lì. Via, voglia. No, ma ora la sogna, ne presento. Ah, ecco sì, grazie mille. E questa io un po' le dire che lui non li ha fatti. C'è il suo nome e cognome. E c'è via Machiavelli, quell'ottico tutto resicciolato che gli aveva il vaiolo e che gli ha, insomma, non so se. Questo a testimoniare qui. E questo gli sta in via Machiavelli. Eccola qua. Vedi, e c'è ancora ora le tutta scuscia, le tutta rotta perché gli è passato degli anni. Questo dice ottico. Via Machiavelli, ottico Gigi, le sono lì in nome e cognome, via Machiavelli, San Casciano, e c'era questi occhiali che mi gli feci fare, e allora era nuova la custode, ora la si è tutta rotta, e gli fece lui, ed è annotato su questo blocco. Poi c'è la domanda di caccia, poi c'è la domanda di telefono, c'è la domanda l'allacciamento di metano, insomma c'è di varie annotazioni, tutte 80-81 e compagnia bella, e lì le sono annotate di mio pugno, che io non ho detto nessuna falsità, ho detto tutta la verità, gli fidiavo i brocchi appunto per annotarci le spese che facevo. E io ho fatto anche qui un caso, ho fatto degli appunti di tutto quello, c'è questa lettera appunto della nonna, ma ce ne sono diverse delle lettere, comunque ce n'è una che parla di questi trucchi che potevano fare e l'hanno presentato, l'hanno mandato anche al ministero, questo l'hanno mandato, una copia alla Repubblica. Una copia a Renzo Ventura, allora c'era Renzo Ventura l'avvocato, una copia a Pietro Fioravanti, una copia al dirigente della SAM e una copia alla Nazione in via Palonieri 12. E qui dicono, giusto lo chiedo io alla signoria vostra, ma lo chiesti già questo fatto. Chiedo l'analisi di DNA, perché chiamai la magistratura apposta, vennero, non è stata fatta. Io una volta, per dimostrare la mia innocenza, l'impronta digitale, l'analisi di DNA, tutto quello che c'è di bisogno. E lo dice anche qui questo anonimo, c'ha dei fazzoletti intrisi di sangue e gli ha fatto fare, dice, l'analisi DNA, e lei in possesso suo questo e gli hanno in possesso suo, insomma, questi. E poi c'è, viene dalle unghie, non so, trovano della pelle di questa collutazione di questo ragazzo giovane, no, che si fu la collutazione, gli trovano della pelle nell'ugna, insomma gli è stato fatto questo. Io voglio il DNA, mi sia fatto in presenza a voi qua per dimostrare la mia innocenza. Io sono stato a operare a Pisa e so il gruppo che ho io, è giusto? Lo so, però dovete vederlo voi stessi davanti alla corte. Io le voglio presentare queste.
se lei, voi altri lo permettete, questi doni. Gradirei vederli, Presidente. Allora, lei ci consegna tutte queste carte alle quali ha fatto riferimento. L'ho fatto, sì. Allora, aspetti, Questa è un, sì, questa è una memoria. A sua firma. Questa è la lettera anonima. Mi sembra che l'anonima non si può prendere. Ho parlato, va bene comunque. Ah, io ci l'ha allegato. Questo, aspetta, il mostro di Firenze, sono sempre l'anonima. Questo ce lo lascia? Sì. Queste sono le foto. Questa è la partecipazione di nozze. Sto perdendo tutto. La letterina che si parla, appunto, che di questa figliola è l'8 settembre, si è andata alla festa a Cerbaia, più altro per salutare questa figliola. E di questi blocchi ce n'è un'infinità a casa mia. Gli raccattavo tutti lì, in questa nettezza. Se gli trovai tanta di quella roba, è lì ancora lì, si può anche constatare di persona, e quell'avanzata l'ho tutta nella casa mia lì. Vabbè, poi consegneremo alle parti questa documentazione. Va bene. Così che la possano vedere. Vuole dire altro? Faccio. Ma è una ricordanza, ora più o meno io ho spiegato tutto quello. Scusi, Presidente.